Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Preghiamo meditando i misteri del dolore, i misteri della passione di Gesù. In ogni Santa Messa si rende presente la passione di Gesù, cioè l'amore che Gesù provò sulla croce mentre dava la vita per noi. E con miracoli strepitosi Gesù ha confermato questa verità. Partiamo dal celebre miracolo eucaristico di Lanciano. Lanciano è una cittadina situata in Abruzzo, esattamente in provincia di Chieti. In questa cittadina, attorno all'anno 750, quindi circa 1300 anni fa, accadde un fatto straordinario di cui fu protagonista un monaco basiliano. Questo monaco aveva dei dubbi sul miracolo eucaristico. Avete dubbi che durante la Santa Messa il pane diventasse corpo di Gesù, il vino diventasse sangue di Gesù. E un giorno, mentre celebrava la Santa Messa, era turbato, preso da questi dubbi, e chiese al Signore, aiutami! Improvvisamente vide il pane trasformarsi in carne, il vino trasformarsi in sangue. Ma attenti! Nel novembre del 1970, quindi circa 1300 anni dal miracolo, per iniziativa dei frati minori conventuali, attuali custodi del santuario, le reliquie eucaristiche di Lanciano vennero sottoposte ad un accurato esame scientifico. L'incarico venne affidato al professore Odoardo Linoli, che io ho conosciuto, perché la sua moglie era originaria del mio paese in Toscana. Questo era libero docente di anatomia, istologia patologica, in chimica, microscopia chimica, primario direttore del laboratorio di analisi chimiche e di anatomia patologica dell'ospedale Santa Maria sopra i ponti di Arezzo ed era un esperto di fama mondiale. Il professor Linoli si avvalse della collaborazione del professor Bertelli, ordinario fuori ruolo di anatomia umana dell'Università di Siena. Dopo diversi mesi di accurate analisi, il 4 marzo 1971 il professor Linoli rese pubblici i risultati della sua indagine. Cioè, ecco i risultati. L'ostia trasformata in carne è costituita da un tessuto muscolare appartenente al miocardio, praticamente è una fetta di cuore. Il sangue è vero sangue. Il carne e il sangue appartengono alla specie umana. La carne e il sangue appartengono al gruppo AB, lo stesso gruppo sanguigno che il professor Baima Bollone ha riscontrato sulla sindrome di Torino. Evidentemente è un miracolo strepitoso. Concludendo, l'ostia carne di Lanciano e il sangue all'esame scientifico risultano non prelevati da un cadavere, perché in tal caso avrebbero delle caratteristiche completamente diverse, ma sono apparsi vivi, in modo scientificamente inspiegabile. Cos'è dichiarato il medico? È un miracolo appunto. Gianni Paolo II, visitando da cardinale la chiesa del miracolo di Lanciano, il 3 novembre 1974, scrisse nel registro, Gesù, fa che noi crediamo sempre di più in te. Quel miracolo grida che nell'Eucaristia avviene ogni giorno un miracolo tra le nostre mani. Un altro miracolo a tutti noto è il miracolo eucaristico di Bolsena. Non esiste un cristiano che non sappia che la Chiesa ogni anno celebra solennemente la festa del Corpus Domini, una festa voluta per dire grazie a Gesù per il dono stupendo dell'Eucaristia. Ma forse pochi sanno che tale festa è stata istituita l'11 agosto 1264 dal Papa Urbano IV con la bolla Transiturus. Tal documento fu annunciato ad Orvieto sull'onda di emozione suscitata dal miracolo eucaristico di Bolsena, avvenuto esattamente l'anno prima. Cosa accadde a Bolsena nel 1263? Un sacerdote, originario della Boemia, appunto era Pietro di Praga, era tormentato dal dubbio anche lui che nell'Eucaristia avvenisse questo miracolo. Quando fu il momento di spezzare l'ostia, dall'ostia cominciò a grondare sangue e a bagnare tutto il corporale. Il corporale oggi è a Orvieto, in un reliquiario meraviglioso,
il Duomo di Orvieto, che è un capolavoro, non è altro che la custodia di questo corporale bagnato, impregnato dal sangue di Cristo, uscito da questa ostia consacrata. E ancora altri miracoli ci sono, ma basta questo per capire che nella Santa Messa praticamente la passione di Cristo attraversa la storia e arriva fino a noi. Allora adesso entriamo nei misteri del dolore. Andiamo nell'orto degli ulivi. Gesù prega, soffre e suda sangue. Davvero la passione di Gesù è un mistero, perché lui ha voluto prendere sulle sue spalle il peso dei peccati di tutta l'umanità. Diventa veramente bello fermarsi davanti alla croce e pregare così. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della tua croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Gesù, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme. Gesù, abbi pietà di noi peccatori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene crudelmente flagellato. Non era prevista nell'intenzione di Pilato, perché aveva capito che Gesù era innocente. Lo fece flagellare per commuovere la folla e invece, anche dopo la flagellazione, insistevano «crocifiggilo, crocifiggilo!» per cui la flagellazione fu una pena in più. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio,
Io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù coronato di spine. È l'unico re, l'unico vero re, e viene coronato di spine, mentre i falsi re vengono coronati con corone di oro. Che stranezza, che stravaganza, che contraddizione. Quante ce ne sono di contraddizioni nella storia? Apriamo gli occhi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori,
santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Nel quarto mistero del dolore vediamo Gesù che viene caricato nel pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario, accompagnato fedelmente dalla sua madre, sempre accanto a lui, accanto al figlio, fino all'ultimo respiro sulla croce. Davvero Maria è un capolavoro di fedeltà. Preghiamo dicendo: Vergine fedele, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori,
santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta sul Calvario, ai piedi di Gesù, Gesù crocifisso, con accanto Maria, la madre, sempre fedele, e il discepolo Giovanni. Pensate, in ogni santa messa si rende presente il Calvario. Per questo Padre Pio diceva: se la gente capisse il valore di una messa, ci sarebbe la fila alle porte delle chiese per poter entrare e partecipare a questo miracolo che ci immerge nella passione di Gesù. Se la gente capisse. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa.
Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di vita. Orsù dunque, Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo amore, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre della Chiesa. Prega per noi. Madre della Misericordia. Prega per noi. Madre della Divina Grazia. Prega per noi. Madre della Fiducia. Prega. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna di onore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del creatore, prega per noi. Madre del salvatore, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per sede noi. Della sapienza, prega per causa noi. Della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega. Rifugio dei peccatori, prega per conforto noi. Dei migranti, prega per consolatrice noi. Degli afflitti, prega per aiuto noi. Dei cristiani, prega per regina noi. Degli angeli, prega per regina noi. Dei patriarchi, prega per regina noi. Dei profeti, prega per regina noi. Degli apostoli, prega per regina noi. Dei martiri, prega per regina noi. Dei confessori della fede, prega per regina noi. Delle vergini. Prega Regina di tutti i santi, prega per Regina noi. Concepita senza peccato originale, prega per Regina noi. Assunta in cielo, prega Regina noi. Della famiglia, prega Regina noi. Della pace, prega Regina noi. Del Santo Rosario, prega Vergine Lauretana, prega Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo San Giovanni XXIII, che sempre diceva: il segreto della mia vita è tenere lo sguardo fisso sul crocifisso. Caro Papa Giovanni, la tua persona semplice e mite profumava di Dio e accendeva nel cuore il desiderio della bontà. Tu parlavi spesso della bellezza della famiglia raccolta attorno alla mensa per condividere il pane e la fede. Prega per noi affinché vere famiglie tornino ad abitare nelle nostre case. Tu a larghe mani hai seminato speranza e ci hai educato a sentire il passo di Dio che prepara una nuova umanità. Aiutaci ad avere un sano ottimismo per vincere il male con il bene. Tu hai amato il mondo con le sue luci e le sue ombre e hai creduto che la pace sia possibile. Aiutaci ad essere strumenti di pace nelle case, nelle piazze, nella patria e nel mondo intero che ha tanto bisogno di pace. Tu con paterna dolcezza hai consegnato una carezza per tutti i bambini. Così hai commosso il nostro cuore e ci ha ricordato che le mani ci sono state donate non per colpire, ma per abbracciare e asciugare le lacrime.
prega per noi, affinché non ci limitiamo a piangere il buio, ma accendiamo la luce, portando dovunque Gesù e pregando sempre Maria. Amen. Amen. In questa benedizione vorrei ricordare in modo particolare gli ammalati, nelle case, nelle cliniche, negli ospedali, e vorrei che questa benedizione la prendesse Maria, la trasformasse in un abbraccio, in una carezza per tutti gli ammalati e per tutti i sofferenti. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Quando passate davanti ad una chiesa, se stanno celebrando la messa, non perdetela. E se hanno già celebrato la messa, fermati davanti all'Eucaristia. Lì c'è una presenza che aspetta, un cuore che dica ti amo, che credo in te. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.